Maio. Eccoci qua. Pronti? Non troppo sotto, non andiamo troppo sotto. Un po' di spazio, ragazzi. Allungiamo solo per il microfono. Si parte da Salerno per questo tour in Campania, la terra dove è nato politicamente di Russo. Sì, dove continua a fare politica da una vita. È veramente singolare che non si stia parlando del fatto che qui il presidente di regione ha piazzato suo figlio al comune e l'altro suo figlio al Parlamento. Come singolare che non si stia dicendo a livello nazionale che il centrodestra ha candidato l'autista di Raffaele Cutolo, il boss della nuova camorra organizzata. Questa gente qui è impresentabile, sta nelle liste di centrodestra e centrosinistra a tal punto che ieri il ministro dell'interno si è vergognato di incontrare Alfieri sul palco, che è un altro degli impresentabili che abbiamo conosciuto. Il Movimento 5 Stelle sta arrivando a tantissime persone con un rally, che è quello che adesso arriva a Salerno, per raccontare i 20 punti per la qualità della vita degli italiani. Stiamo raccontando il nostro programma a più italiani possibile, stiamo trovando tanta gente che ci sostiene e anche qui a Salerno oggi c'è stata una risposta bellissima, che è un'alternativa alla dynasty De Luca che continuerà ad imperversare sulle istituzioni italiane finché i cittadini non daranno un taglio a questa arroganza del potere. Quello che sta succedendo a Macerata in questi giorni è quello che volevo scongiurare proprio con un appello che avevamo fatto la settimana scorsa, chiedendo ai partiti di non speculare politicamente su quella tragedia. Quella è una tragedia per la ragazza ammazzata ed è una tragedia per le persone ferite. E invece vedo i partiti che per sentirsi un po' di destra, un po' di sinistra, utilizzano gli episodi di Macerata. Ma in realtà questi partiti si dovevano sentire di sinistra quando stavano facendo Jobs Act e non dovevano abolire l'articolo 18, e di destra quando dovevano proteggere le imprese e invece hanno fatto Equitalia e gli studi di settore. Adesso è inutile utilizzare Macerata per sentirsi destra o di sinistra. Noi abbiamo mandato tutta la solidarietà possibile a quella comunità, ma la si smetta di utilizzare la comunità di Macerata per la campagna elettorale. Ieri abbiamo fatto le verifiche e quello che è venuto fuori che è un problema di contabilità del Mise e del MEF, cioè sostanzialmente gli ultimi bonifici che stiamo facendo, che li stiamo facendo in questi giorni, non per correre ai ripari, ma perché stanno scadendo le ultime rendicontazioni, non sono stati ancora accreditati sul conto, ma risultano sul nostro sito internet. Ma io sono contento di questo fuoco di fila contro il Movimento 5 Stelle, perché ieri per esempio Repubblica ha certificato per la prima volta nella storia che abbiamo restituito 23 milioni di euro. Ora, 23,1 o 23,2 è un problema di contabilizzazione, ma abbiamo dimostrato che se c'è qualcuno che fa il furbo noi lo mettiamo fuori. Qui invece gli altri partiti li fanno ministri o li candidano in giro per l'Italia come la Boschi per provare a salvarla in Parlamento. Vedo ancora una grossa sproporzione nell'informazione italiana nei nostri confronti, mi dispiace dirlo, ma soprattutto da quelle che sono le reti più importanti ci aspettiamo una campagna ad armi pari. Grazie, grazie. Cosimo Aderizzi, sono un imprenditore di Eboli e sono candidato nel collegio plurinominale di Salerno. Noi ce la stiamo mettendo tutta e vogliamo questo 4 marzo liberare tutti i cittadini della provincia di Salerno, ma del sud e dell'Italia in generale, e dare un governo credibile a questo paese. È l'unica formazione politica nel cui programma c'è una grande attenzione per i problemi economici e c'è il dichiarato favore per il recupero dei valori costituzionali.